Ragazzi, oggi assieme faremo questo bel quadro. È un disegno ricavato da internet. Sono dei pastelli a cera, un foglio di carta in cartoncino, non solo a grammatura, ma è il classico cartoncino da comprare in cartoleria. E ho stampato una sagoma, due sagome, una bimba e un cagnolino, sotto un diluvio di colori. Lo realizziamo assieme, vi faccio vedere come si fa. È divertente, io mi sono divertito tantissimo a realizzarlo e mi piacerebbe condividere con voi anche queste cose un po' più artistiche, comunque diverse anche dal classico trapano a colonna, dalla sega a nastro, dalle viti, dalle svasature, dalla segatura e da tutto ciò che gira attorno al mio laboratorio solitamente. Oggi c'è qualcosa di più divertente, quindi iniziamo con l'operazione di realizzazione. L'ho già realizzato. Vi faccio vedere quello che ho fatto per realizzarlo. Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di questo materiale: un foglio con già la nostra sagoma stampata, un cutter per eventualmente rifilare la base se utilizzate lo stesso materiale che ho utilizzato io, che è in plastica, rondolina in plastica. Un paio di forbici con le punte sottili per poter ritagliare i vari dettagli della forma che vogliamo noi, i colori a cera ed un phon abbastanza potente. Io ho questo di qua della Bosch, ho provato con il phon per capelli e sinceramente non mi ha soddisfatto perché la potenza di un asciugacapelli, almeno nel mio caso, non si è dimostrato sufficiente a far sciogliere i colori. Vi faccio vedere quindi il processo di realizzazione nelle varie fasi e ci divertiremo assieme. Ho scelto la mia immagine e fra le due preferisco realizzare questa. La spesa complessiva per la realizzazione di tutto il progetto si aggira tra i colori a cera e il cartoncino, in una spesa di non più di 6-7 euro, quindi in base alla marca che voi scegliete di utilizzare, poi ovviamente il costo può aumentare o diminuire. Vi consiglio di non utilizzare colori troppo scadenti perché sia le sostanze emanate nella fase di scioglimento che ovviamente anche il risultato finale potrebbero non essere soddisfacenti. Quindi spendete 2 euro in più, ma avete qualcosa di più carino. Ok, ho ritagliato tutta la sagoma della bimba, ci sarà da rifinire millimetricamente poi alcuni dettagli perché si intravede il bianco, ma avendo comunque il foglio la base bianca risulterà comunque è sempre percepibile come una figura perfettamente ritagliata. Adesso procedo con la sagoma del cagnolino. Ok, una volta ritagliate le sagome di entrambi, dovremo decidere dove posizionarlo. Una volta decisa la posizione, ovviamente dovranno essere, in questo caso i soggetti sono due, dovranno rispettare la stessa linea, e dovremo con una penna o una matita, ma meglio una matita, creare la sagoma dell'ombrello e poi ricopiare questa sagoma con il nastro carta. Quindi una volta deciso, facciamo in maniera che la posizione della bambina risulti il più naturale possibile e poi di conseguenza adattiamo anche la posizione dell'ombrello. Con la mia matita acquistata regolarmente all'IKEA, sagomerò appunto la forma dell'ombrello approssimativamente, non è necessario essere molto precisi. Una volta sagomato, dobbiamo prendere il nastro carta e fare dei piccoli pezzetti in maniera da poter eseguire questa sagoma. Cerchiamo di coprire tutti gli spazi per non è necessario fare molta pressione, anzi, c'è il rischio che una volta che noi ci accingiamo poi a rimuovere il nastro dal nostro pannello, l'adesivo è così forte da strapparlo, quindi cerchiamo di non esagerare con la pressione, alla fine deve soltanto bloccare la cera che sgocciolerà. Usiamo la parte del nastro
più dritta per seguire la parte dell'ombrello e le parti che vengono strappate in maniera irregolare invece possiamo lasciarle verso giù. Ok, questo mi serviva soltanto per sagomare la forma dell'ombrello. Quest'altro invece lo piegherò in maniera da creare una vera e propria copertura ed evitare che la cera, una volta raggiunto questa parte, continui a sgocciolare verso giù. Ok, questo fungerà davvero da ombrello. Perfetto, la cera, una volta raggiunta questa parte, sarà costretta a scivolare lateralmente. Questo è il mio laboratorio, vedete una parte dei miei strumenti con i quali solitamente gioco a montare e smontare il legno. Bene, fatto questo, procederò a incollare i colori a cera qua sopra. In questa confezione sono contenuti 24 pastelli e ad occuperanno una superficie di circa 20 cm, quindi essendo il pannello appositamente ritagliato di 40 cm, ho fatto in modo che rimarranno 10 cm per ogni lato per dare sia più movimento alle gocce di cera che sgoccioleranno che lo spazio necessario eventualmente ad una cornice che poi andrà a bloccare il foglio, perché se noi ci mantenessimo troppo al margine con i nostri pastelli a cera e poi saremmo costretti a utilizzare una cornice troppo sottile. Sarà dunque necessario tracciare una linea perfettamente parallela al margine superiore. Una volta tracciata questa linea molto leggera, perché dovrà soltanto servirci come guida per allineare i nostri pastelli ed evitare di farli venire inclinati, dovremo scartare ogni singolo pastello. È una manovra che va fatta con molta delicatezza perché i pastelli sono delicati e potrebbero rompersi. Così mi sa più di nuvola, quindi anche se è più ordinato la disposizione del colore dal nero al bianco passando per tutti i colori, questa disposizione con questo ondeggiamento mi piace di più e mi sa anche che lascerò lo spazio di un colore tra un pastello e l'altro, un colore o poco meno, cioè non metterli praticamente attaccati. Utilizzerò la colla artiglio. Come spessore ho deciso di utilizzare una chiave a brugola in maniera da mantenere costante la distanza tra uno e l'altro. Anche la distanza dei margini, anziché calcolarla, mi sposterò gradualmente verso destra e poi calcolerò ad occhio o con l'ausilio di una riga la distanza dei margini in maniera da averla uguale. I nostri 24 colori sono tutti posizionati secondo l'ordine che per i miei gusti poteva andare bene. Adesso dovremo aspettare 10 minuti per fare in modo che la colla abbia effetto, faccia presa. In questi 10 minuti io mi creerò degli spessori da mettere dietro alle sagome in maniera da dare l'effetto ombreggiatura. Potremo lavorare su una superficie che ci permetta di non sporcare nulla. Questa è la figura praticamente già ritagliata, come andrà posizionata sul pannello. Ovviamente non in questa posizione, ma sarà questa di qua. I colori si sono già asciugati, quindi possiamo procedere con la fase di riscaldamento e scioglimento. Ovviamente prima vanno protette le parti laterali vicine al nostro pannello, perché la cera sciolta andrà inevitabilmente verso il lato e quindi sporcherà, se siamo su una parete, la nostra parete, in questo caso il mio pannello in legno. Bene, ci siamo. Adesso inizierò a soffiare dall'alto verso il basso con l'aria calda e vedremo formare questa pioggia di colori. Ovviamente in base al tipo di fono che utilizzerete, l'aria potrà essere più o meno calda, quindi più o meno veloce lo scioglimento. Io procedo subito, inizio con l'aria più calda per far sciogliere la parte esterna dei colori.
convogliare i colori, ovviamente dove avere l'effetto del riparo. Adesso dovrò incollare i due pastelli che mi si sono scollati. Purtroppo questo non era previsto, ma dovrò rimediare al danno. Bene, rimediato al danno dei due colori che sono sgocciolati, adesso procedo alla rimozione dello scotch che avevo posizionato poco fa per sagomare appunto l'ombrello. La rimozione deve essere lenta per evitare di strappare la carta. Perfetto. Ok, e posizionerò la bambina su questo punto. L'effetto che darà sarà quello di essere riparata appunto dal suo ombrello con il suo fido cagnolino davanti a lei. Quindi procedo con il mettere la colla sui cartoncini. Posizioniamo qualcosa sopra per fare un po' di peso, è sufficiente anche un peso così leggero e dopo alcuni minuti, ma veramente pochissimi, sarà possibile rimuoverlo e vedere l'immagine nella sua interezza. Tutta questa parte verrà interessata in parte dalla cornice, ovviamente il calore del forno che utilizzerete deformerà in parte anche il foglio, realizzando queste onde che purtroppo potrebbero risultare antiestetiche, ma fanno parte del gioco. L'alternativa sarebbe utilizzare un phon meno potente, ma di conseguenza si starebbe parecchio tempo a farlo sciogliere e non si avrebbero tutte queste sgocciolature che per me sono quelle che arricchiscono il disegno e danno questa particolarità, questo effetto di pioggia vera. Questo è il risultato del nostro lavoro finito. Immaginatelo in una cornice da appendere in una cameretta di una bimba o un bimbo o anche in salotto con una cornice bella. Secondo me è gradevole. Ovviamente nel mio caso è sgocciolato l'azzurro e ha realizzato queste forme che non dovrebbero esserci, ma si sono formate e quindi le accetto così come sono. Vista dal basso, essendo un quadro, si avrà l'ombra della bimba e del cane. È possibile anche eventualmente realizzare sfumandolo con una matita una sfumatura che dia un'ombreggiatura sulla base e quindi renderlo ulteriormente bello. Ok ragazzi, se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti nel vederlo realizzare, se vi è piaciuto il risultato, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace al video, ma anche per fare contenta la bambina e il suo cagnetto del quadro che vi ringraziano. E basta, quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, probabilmente molto più serio di questo di qua, che è stato qualcosa di divertente che ho voluto realizzare con voi, per voi, che sfrutterò nella stanzetta della mia bimba. Quindi, anzi, la saluto, è Alice, ha 7 anni e mi chiede sempre di salutarla nei miei video. Quindi, con l'occasione, ciao amore, ciao da papà. E basta. Quindi, ciao da me, da mia figlia, dalla bimba, dal cagnetto. E basta. Alla prossima. Ciao di nuovo da Riccardo.